Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Romina Carrisi ha rivelato nello studio da Serena Bortone per quale motivo suo padre si chiama così. E voi, lo sapevate? Romina Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power, nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno si è lasciata andare ad una confessione inedita riguardante suo padre e suo nonno. Ecco cosa ha detto, stupendo tutti i telespettatori della trasmissione di Serena Bortone, quotidianamente in onda su Rai 1. Oggi è un altro giorno è un format molto particolare all'interno del quale Serena Bortone intervista spesso personaggi noti del mondo dello spettacolo. Nella prima parte dell'appuntamento odierno, ospite in studio Irene Grandi. Invece, nella seconda parte c'è stato Emanuele Salce, attore figlio di Luciano Salce. Tra i vari argomenti, si è chiacchierato anche dell'esperienza di Luciano all'interno dei campi di concentramento nazisti e da qui è arrivato il riferimento al nonno di Romina Carrisi, anche lei all'interno del programma Rai in quanto affetto stabile della Bortone. Proprio nel parlare della brutta esperienza del congiunto, la giovane Carrisi ha svelato un aneddoto su Albano e sul perché abbia deciso di chiamarsi così. Albano, sapete perché ha usato questo nome d'arte? Ce lo dice Romina Carrisi. Romina Carrisi, interpellata da Serena Bortone in merito a suo nonno ha dichiarato, "Anche mio nonno Carmelo fu prigioniero di guerra. Il padre di mio padre. Mio padre mi raccontava che è stato prigioniero in Albania e che per scappare si mordeva l'interno della guancia così sputava sangue e poteva dire, guardate sto sputando sangue, che è qualcosa che non va con me oppure si metteva i carboni sotto le ascelle e poi si prendeva la temperatura. E quindi lo mandarono a casa così. Serena Bortone a quel punto è entrata a gamba tesa nel racconto di Romina svelando, alla luce di quanto appena raccontato dalla giovane. Come Albano abbia scelto questo nome d'arte proprio in riferimento all'Albania al fine di onorare suo padre, cosa che fa tra l'altro anche con un altro gesto. Infatti, il cantante di Felicità indossa sempre il cappello per ricordare le sue umili origini. E voi? Conoscevate questa storia? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.